ragazzi, sempre noi dallo stand della FIM, vi facciamo vedere un po' come è fatta la fiera. Allora, entrati alla FIM, questo è quello che abbiamo di fronte. C'è un grande palco in cui fanno delle esibizioni, fanno un po' di tutto, fanno un sacco di belle cose, fanno interviste ai vari stand che ci sono qua, fanno vedere veramente un po' di tutto. Sono grandi musicisti, ci sono delle scuole di musica che fanno sempre qualcosa di bello. Arriviamo da questa parte, c'è il super stand, il super palco, dopodiché c'è una bella area food dove ci sono un po' di birra, un po' di vari sapori italiani, c'è un po' di tutto nell'area food. Qui è un tizio troppo forte, il nostro birraio di fiducia, da notare l'astemio. I nostri amici banchetti siciliani, ciambelle, lui è il grande mastro che ci fa la crescia troppo forte. Da questa parte abbiamo il nostro amico di fronte al nostro stand di Uniquel e fa una cosa fighissima, ragazzi. Dopo ve lo faremo conoscere meglio. Lui fa veramente delle gran belle cose. Voi purtroppo non lo potete toccare, però qui c'è una scritta toccami, perché lui fa praticamente dei rivestimenti in velluto per i dischi, per i CD, per i vinili. Fa veramente, è veramente un artista, fa delle cose veramente belle. Peccato che non lo potete toccare, comunque veramente veramente figo, veramente figo. Bello. Di qui abbiamo Soundfit, che fa qualcosa di simile a quello che facciamo noi, più o meno. Abbiamo dei nostri amici che abbiamo conosciuto qui dell'atelier del canto con la nostra Deborah. L'atelier del canto, mi raccomando, andate a dargli un occhio, poi passiamo a fare un'intervista diretta. C'è la Lizard Academy. Da questa parte invece vediamo chi abbiamo. Da questa parte abbiamo la Rock Guitar Academy. Loro stanno facendo dei live, delle cose sempre molto carine. Andiamo da questa parte, che abbiamo? Nuovi Mai, ancora non li abbiamo conosciuti, ma li conosceremo. Da questa parte abbiamo Mondo Musica invece. Mondo Musica, scuola di musica, esami certificati, rock e pop. Da questa parte abbiamo, interessante anche loro, sono Spotlight, fanno professional lighting for the performing arts. Poi abbiamo la Mass Acoustic, che credo che molti di voi già conosceranno. Anche loro hanno dei bei prodotti esposti. Da questa parte invece abbiamo la Wimpy Music con le loro super, super console. Gente un po' preoccupati per il caldo delle vostre console, ma siamo sicuri che renderanno alla grande lo stesso. Si sono raffreddate per fortuna. Ragazzi qua allo stand sono veramente forti anche loro, c'è già qualcuno che si diverte alla console. Ragazzi qua si divertono un sacco, fanno delle belle cose, sono forti. Da questa parte vediamo che abbiamo la CPM, che poi andremo a conoscere meglio, vediamo se ci danno una mano poi anche a farci conoscere. Poi qui abbiamo una web radio, Radio Video Music. Questa parte invece chi abbiamo? Qui abbiamo un po' di stand delle radio, sì, sono vari stand delle radio. Di qua cosa abbiamo? Master of Science Music and Acoustic Engineering. Qui abbiamo... fanno delle cose carine, sono venuti degli alunni delle scuole, gli hanno fatto vedere un attimo, gli hanno fatto capire un po' teoria, acustica, molto molto carini. C'è dietro anche il Politecnico di Milano, quindi molto in gamba. Da questa parte abbiamo Vincenzo Piazzetta, strumenti artigianali. Questi qui sono forti anche loro, hanno proprio dei begli strumenti. Anche loro sono forti, sono degli artigiani veramente veramente in gamba. Straoccupati. Cos'altro abbiamo di qua?
Allora abbiamo Alma Cajón, fanno strumenti principalmente Cajón, ma comunque fanno strumenti musicali artigianali anche loro, si presentano bene e sono molto simpatici, abbiamo conosciuti prima, sono molto bravi, molto disponibili e hanno addirittura è venuto col braccio rotto, ha detto io ci devo essere, non mi interessa qualsiasi cosa succeda. Oppure non so se magari la moglie gli ha rotto il braccio perché hanno avuto qualche diverbio. Però fanno delle belle cose anche loro, guardate che bei Cajón. Poi un'altra liuteria di Francesco Siviglia, liutario, restauratore. Anche loro degli strumenti musicali. Qui ci sono delle cabine insonorizzate per provare gli strumenti se qualcuno vuole. Dall'altra parte vediamo cosa abbiamo. Beh, questa qui è l'area degli strumenti, della vendita degli strumenti, quindi fanno un po'. Espongono la loro merce, sono bellissime chitarre, questi anche loro lavorano veramente bene. Qui ci sono cose un po' più particolari, questa come vi dicevo è l'area per l'esposizione degli strumenti musicali, anche loro hanno tante belle robe, guardate che meraviglia. Già solo a vedere una distesa così di strumenti già ti fa venire voglia di venire, guarda, ma che meraviglia, che belli sono gli strumenti musicali, guardate che bel sax, fantastici, un po' di amplificatore, un po' di tutto quanto. Qui c'è l'area interviste theme off stage, un po' spiaggia, ma di questi tempi ci sta anche bene. Da questa parte invece abbiamo tutte le radio, adesso ve le presentiamo, ma prima c'è questo stand di pianoforti, fanno anche il noleggio loro sono rivenditori e anche hanno delle formule di noleggio, se qualcuno è interessato a noleggiare un pianoforte a coda si può fare, io da ignorante non lo sapevo, ma è così. Quanto costa? 470 euro per un noleggio, trasporto incluso, beh dai, se vi serve. Qui invece cominciano le radio, questa qui è la parte delle radio, infatti vedrete un sacco di gente, pensavo di più in realtà, che sta facendo dirette, comunque c'è Silver Music Radio, Exi Music, Atom Radio, un sacco di radio. Da questa parte invece c'è il centro europeo degli studi, aspetta che ve lo faccio vedere meglio, lo stand del CESMA, di fronte abbiamo Sound Reef che non poteva mancare, di fianco allo stand la Pioneer, la Mass Acoustic ve l'abbiamo già fatta vedere. Chi altro c'è? Da questa parte c'è il Granaio Studio, Audio Progetti. Ecco, lui l'abbiamo conosciuto anche prima, anche lui è uno in gamba. Granaio Studio, pre post production, recording, missaggio, mastering, audio restoration. È serio, molto serio e se... anche una bella idea. Se può interessarvi qualcuno, lui è uno che lavora bene, ci è sembrato uno molto serio, Granaio Studio. E una cosa che invece volevo farvi vedere, che forse abbiamo skippato, sono queste aste. Abbiamo conosciuto qui questo ragazzo che praticamente ha delle aste che non sono le solite aste, ma sono delle aste con supporto magnetico, leggere in alluminio, belle da vedersi, veramente un'alternativa, Mector si chiama, Mector Music, un'alternativa alle solite aste e sono la qualità ottima, le producono loro, molto versatili, molto leggere, hanno la possibilità di attaccarci praticamente qualsiasi cosa, sicuramente portare in giro quest'asta è diverso da portare in giro le altre. E torniamo di là. Poi immancabili in queste sfere ovviamente le magliette degli idoli, i vinili,
vinili, ce n'è per tutti i gusti, per tutte le tasche. Country rock, questo qui è il lato delle radio, Country Rock Network, radio oltre web, ce n'è di tutte, tutti in diretta, tutti che raccontano gli eventi di questa bellissima fiera, qualcuno in diretta, qualcuno invece sta lanciando i propri pezzi. Da questa parte cosa abbiamo? Ah, da questa parte c'è il nostro amico, che è un fulminato ma è troppo forte. Guardate che belle cosucce che vende. Particolare, molto particolare. Teschi dappertutto. Però è forte, troppo forte. Eccolo qua il mastro. Saluta per il ragazzo qua. Eccolo qua il mastro. Forte, forte. Ho roba che vende. Riprendila. Ho la roba che vende, ma che bella roba che c'è. Oh ragazzi, lui è un artista. Ah, non vi ho fatto vedere magari dove siamo. Questo è il Palazzo della Regione. Carino, un bello spazio. Cioè il Palazzo della Regione, credo che non ci sia dentro solo il Palazzo della Regione Lombardia, ma ci sia anche molto altro che non conosco. Non lo so, io non sono molto milanese, sono molto periferico. Adesso volevo farvi vedere, sembra che non stia suonando nessuno, ma dall'altra parte della piazza c'è anche un altro parco. Palco. No, non sta suonando nessuno. Lei non si vuole fare inquadrare, ma ecco Deborah, l'assistente di Kleisma. La groupie di Kleisma. E nulla ragazzi, questo è il contesto. Questa è la fiera. Questo è... bello spazio. Devo dire che è un bello spazio. Il nostro stand. Io non ho fatto ancora vedere il nostro stand. L'avete già visto ovviamente. Ecco lo stand. Oggi c'è Deborah, è venuta a darci una mano, Riccardo, Alessandro. Nulla, ci fermiamo qui con questa diretta, spero che vi abbia dato una panoramica completa di tutta la fiera e come al solito vi invitiamo a venirci a trovare se siete dalle parti di Milano. Se non lo siete, seguiteci perché di dirette ne facciamo e vi piace farci vedere quello che stiamo facendo se non ci siete. Grazie a tutti e ci sentiamo presto, ciao!